Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Come ai vecchi tempi ci ritroviamo seduti per terra perché mi si sono fulminate alcune lampadine nella postazione dove registro di solito. Visto che volevo registrare questo video, ho detto: senti, usiamo la luce naturale ed eccoci qua. Invece di ritorno al futuro, ritorno al passato. Comunque, il video di oggi è un video sicuramente che interesserà alla maggior parte delle persone che mi seguono e che appunto a loro volta seguono il K-pop o comunque a cui interessano i concerti, cose del genere. Quindi mi dispiace per tutte le persone a cui questo video magari non interesserà o non sarà particolarmente utile. Se volete rimanere ad ascoltare, ovviamente siete i benvenuti. Altrimenti, per tutte le persone che mi hanno appunto fatto le varie domande su Instagram, cercherò di rispondere in maniera più esaustiva possibile. Come sapete, ho una lieve esperienza con il ticketing, soprattutto appunto dei concerti dei BTS, quelli insomma più recenti, in particolare sulla piattaforma di Ticketmaster, e quindi volevo darvi un po' dei miei consigli, perché vi dico subito, non ci sono trucchetti o cose che potete mettere in atto per avere i posti migliori, per avere il soundcheck ticket, i floor tickets o comunque quelli vicino alla barricata. È veramente tutta una questione di chapet. Sicuramente non ho tantissima esperienza, però magari posso averne più di chi non ha mai provato appunto a prendere i biglietti. Io, avendoci già provato 2 volte, vi posso dare un'infarinatura generale. Voi vedrete questo video quando vi avrò già droppato la notizia che andrò anche ai concerti di Las Vegas, però vi avrò spiegato tutto bene in quel video. Vi dico già che le due esperienze, quindi quella del ticketing per Los Angeles e quella per Las Vegas, sono state completamente differenti, nonostante appunto la piattaforma di vendita sia sempre stata Ticketmaster USA, quindi il sito quello americano. Infatti, nel primo caso troverete anche il video sul canale dove vi ho spiegato bene tutto quanto, quello che è successo un po' più storytell. Avevo ricevuto il codice per il pre-sale, però sono riuscita ad avere quello per il pre-sale del secondo giorno e non del primo, anche perché il primo pre-sale era dedicato a chi aveva avuto l'annullamento del biglietto precedente per i tour appunto che sono stati annullati. Quelle ragazze e ragazzi sono riusciti a prendere i biglietti migliori e dopo c'è stata tutta la raffle per gli altri. In più ero inesperta, lo riconosco, quindi ecco il mio primo ticketing non è stato per niente efficiente. E qui veniamo al primo consiglio, perché mi avete chiesto se serve o meno avere l'Army Membership, che sarebbe appunto la famosa tesserina digitale che si acquista sul sito di Weverse Shop, che è ovviamente personale e nominativa, che vi può dare accesso a questi pre-sale. Quindi ovviamente io vi dico, se avete intenzione di andare a un concerto, tanto quella la potete fare anche un giorno prima che vi serve, perché poi ve l'attivano subito. È importante appunto che la facciate, perché tramite quella potete richiedere il codice. Ovviamente ogni volta funziona in maniera diversa. Generalmente l'annuncio viene fatto su Weverse e anche sul sito della vendita dei biglietti, quindi in questo caso Ticketmaster. E voi dovete andare, mettere tutti i vostri codici, nome, cognome, appunto il numero dell'Army Membership e sperare che vi arrivi il codice. Perché vi dico sperare che vi arrivi il codice? Perché nel primo caso di Los Angeles il codice era bene o male arrivato a tutti. Questa volta per Las Vegas invece è stato differente, perché non a tutti è arrivato questo codice e come ben sapete c'è stato un solo pre-sale in questo caso. Praticamente tutti i biglietti sono andati sold out, quindi chi non aveva il codice non ha neanche potuto provare a prenderli. Veramente una cosa schifosa che ancora non capisco, ma vabbè. Fortunatamente io avevo ricevuto il codice sia per la prima volta sia per questa di Las Vegas, e quindi sono riuscita ad ottenere appunto questo codice che vi arriva tramite mail. Quindi può essere che ci sia un pre-sale dell'Army Membership e un pre-sale generale, quindi ovviamente voi mandate la richiesta per entrambi. Quando vi arriverà il codice e potete entrare sul sito, ovviamente ve lo fa inserire e vi fa acquistare i biglietti. Se non avete il codice, entrate sul sito, ma non vi fa prendere i biglietti, è molto semplice. Quindi non ha senso mettersi in coda, aumentare l'attesa delle persone per poi non prenderli. Poi mi avete chiesto se è bene avere più di un'Army Membership per avere più possibilità di avere pre-sale. Qui alzo le mani perché personalmente non la trovo una cosa necessaria. Conosco persone che lo fanno e che l'hanno fatto, quindi poi sta a voi, al vostro buon senso, capire cosa fare. Per quanto riguarda appunto ricevere il codice o meno, invece quello sinceramente io non ho ancora capito bene come funzioni.
nel senso, io appunto l'ho ricevuto 2 volte su 2, la mia amica Alessia uguale, la nostra altra amica invece non l'ha ricevuto entrambe le volte, un'altra mia amica che non vive qui ma vive a Londra l'ha ricevuto 1 volta sola, questa volta di Las Vegas no, quindi non so bene come funzioni, se sia una cosa randomica o semplicemente ci voglia tanto culette. Se qualcuno lo sa batta un colpo, perché non l'ho capito, ci sono molte cose che non ho capito in realtà ancora. Quindi sì, solo chi ha l'Army Membership può accedere alla prevendita con l'Army Membership, poi appunto c'è la prevendita del sito e quella generale se si arriva a tutti questi step, perché come avete visto ultimamente al primo presale già tutto finito, quindi è una situazione molto particolare, bisogna starci molto 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 appresso. Tra l'altro trovate un video sul canale, uno degli ultimi vlog, dove si vede anche il processo di quando io acquisto i biglietti per Las Vegas, che originariamente appunto dovevano essere per una mia amica, poi lei ha trovato altri posti, io mi sono ritrovata con questi biglietti e mi sono detta che cosa faccio, non volevo andare, non era aria di andare, ma alla fine abbiamo trovato degli escamotage per poter andare, quindi non mi sono neanche impegnata più di tanto, se devo essere onesta, a prendere questi per Las Vegas. Fatto sta che appunto avevo ricevuto il codice, i biglietti venivano messi online alle 3 di pomeriggio lì in America, che qui da noi era 00:30, quindi io mi sono messa sul sito già 1 ora prima, consiglio che vi do. Quando la scritta vi diventa verde, il countdown diciamo sul monitor, refresciate la pagina solo quando la scritta diventa verde, dovrebbe essere circa alla 1/2 prima che si apra il vero e proprio ticketing, il vero e proprio presale. Se voi refresciate in quel esatto momento, cominciate ad essere messi in lista, quindi chi prima refrescia prima sta nelle posizioni insomma più vicine all'ingresso, diciamo in questo modo. Tant'è che io ho fatto questa cosa e sono riuscita a entrare sul sito molto prima rispetto alla mia amica Alessia, che invece ha refresciato la pagina quando già mancavano 20 minuti al presale, quindi aveva perso quei 10 minuti in cui invece poteva già essere messa in lista. Non so se mi sono spiegata bene, quindi fate attenzione a questa cosa. Ovviamente non c'è bisogno che ve lo dica io, però ve lo ripeto, fate sempre l'accesso prima sul sito, createvi l'account, salvate già i dati della carta in modo che quando arrivate al pagamento è una cosa rapida, indolore, oddio indolore insomma dipende, pagate e avete fatto. Ovviamente la parte più difficile è prendere i veri e propri biglietti. Se volete prendere la zona del soundcheck e comunque del floor, non c'è altro modo se non quello di zoomare sulla mappa. Se lo zoomate dal computer è lentissima come operazione, perché non potete fare così col dito, ma dovete cliccare sul più e piano piano vi si allarga la mappa, però perdete ovviamente tanto tempo. Quindi quello che vi consiglio, se volete i floor o comunque i biglietti più vicini, è o farlo tramite il telefono. Purtroppo noi qui in Italia non abbiamo l'applicazione di Ticketmaster, quindi non lo possiamo fare dall'applicazione, però potete entrare tramite appunto il server Google, Safari, quello che sia, e da lì zoomare sulla mappa. L'iPad è molto comodo per farlo, e da lì potete selezionare i posti. Ovviamente se appena li selezionate vi dice che non sono già disponibili, provate a andare verso un'altra area o comunque tentate, non c'è altro modo. Alcuni dicono che dopo un po' riappaiono i biglietti, perché magari ci sono persone che sono arrivate al checkout ma poi il tempo è scaduto, quindi tornano disponibili, insomma un po' di cose, quindi dovete stare un po' con 300.000 occhi. Se riuscite a farvi aiutare da qualcuno è meglio. Ovviamente piccolo consiglio, non aprite tante finestre sullo stesso dispositivo o su più dispositivi. Per mia esperienza è meglio avere un dispositivo con magari 2 finestre aperte, se avete un'amica che vuole venire con voi e non lo so, se sono 4 giorni voi apritene 2 e fate aprire gli altri 2 a lei, altrimenti vi incasinate e basta. Ovviamente poi c'è l'opzione dei best seats, che è quella che ho utilizzato io per quelli di Las Vegas e che non avevo fatto la prima volta con quelli di Los Angeles, che ero andata totalmente nel panico, infatti non sono riuscita a prendere neanche un biglietto. Stavolta io appena entrata sul sito, ovviamente ho messo il mio codice, sono andata sulla tendina, trovate di lato, ho messo il numero di biglietti che volevo, best seats, e il primo elencato che mi è uscito ci ho cliccato e ho messo checkout. Non ho visto né quali posti erano, né quali biglietti, né il prezzo, nulla, perché in quel caso non vi danno proprio neanche il tempo. Alla fine per fortuna mi sono ritrovata con degli ottimi biglietti, anche senza volerlo, ripeto, perché diciamo l'avevo fatto principalmente per aiutare una mia amica, poi alla fine mi sono ritrovata che in realtà sono i miei attuali biglietti. Quindi fatto sta che se non vi sentite sicuri e non volete appunto perdere tempo, stare a zoomare la mappa, provare eccetera eccetera, andate sui best seats. Tanto se entrate presto sul sito riuscite a prendere o il primo anello o il secondo, poi ovviamente dipende sempre da come è posizionato lo stadio eccetera eccetera. Potete ovviamente anche per il primo, il secondo, il terzo, il
quarto, eccetera, eccetera, anello, fare la cosa dello zoomare sulla mappa e selezionare direttamente i posti. Però anche lì vi consiglio sempre telefono, iPad, così riuscite a zoomare direttamente sulla mappa. Ovviamente una volta che avete completato l'acquisto vi arriva direttamente l'email con la conferma dei biglietti. Non vi preoccupate se all'inizio non li trovate già scaricabili oppure non vi ritrovate il code. Su Ticketmaster generalmente viene processato circa 7 giorni dopo. Da lì si forma il biglietto e può essere anche trasferibile. E qui arriviamo al secondo punto di come ho preso quelli per Los Angeles. Come sapete io sono andata a tutte e quattro le date, però era una cosa differente, stavolta me ne faccio solo due e bastano, avanzano. Quindi come ho fatto ad avere i biglietti se non sono riuscita a prenderli sul sito? Le opzioni sono due. La prima ovviamente è quella un po' più costosa, però certa al 100%, che è quella appunto su Ticketmaster, quando i biglietti sono trasferibili o rivendibili. Alcune persone le rimettono direttamente sul sito. Infatti vi faccio vedere che anche adesso, se io vado sul sito di Ticketmaster e vi apro ad esempio il giorno 8 per Las Vegas, così vi faccio vedere anche un attimo com'è formato il sito. Come vedete potete aprire la mappa e selezionare, vedete, direttamente i ticket. Come vedete ce ne sono ancora tantissimi, sono tutti pallini rossi per intenderci. Guardate quanti nel floor, cioè addirittura questi sono quasi front row. Ovviamente non c'è bisogno che ve lo dica io che i prezzi sono assurdi. $8,500 quasi a seduta, più le fees, che ovviamente si contano anche le fees, che sarebbero appunto tutte le varie tasse, i servizi, eccetera. Quindi questa sia l'opzione sicura ma costosa, almeno per i floor. Ovviamente riuscite a trovare qualcosina anche di decente come prezzo, ma è sempre più dell'originale, ovviamente non è face value. Se siete fortunati invece, come è successo a me su Twitter, ci sono anche diverse pagine su Facebook, gruppi, magari Telegram, dove potete cercare, riuscite a trovare qualcuno che ve li venda ad un prezzo onesto, oppure appunto direttamente face value, quindi quanto l'hanno pagati sul sito. Io appunto ho preso così tutti i miei biglietti, ho speso di più di quanto avrei speso se li avessi presi direttamente dal sito, ripeto. E qui arriviamo al punto dolente, perché ovviamente dovete stare non attenti, attentissimi, forse più che attentissimi, perché ci sono tantissime persone che vi scammano la vita. Non sapete quante volte ci hanno provato con me, però ci sono delle accortezze che potete avere. Primo tra tutti, guardate se l'account è stato creato di recente o meno. Ovviamente se l'account che vi sta resellando questi biglietti o comunque tenta di venderveli, a cui avete chiesto, è stato creato di recente, capite bene che sono persone che li creano apposta solo per fare questo tipo di truffe. Chiedete sempre di mandarvi le prove. Io chiedevo di mandarmi una registrazione schermo, gli chiedevo di mettere magari una qualche emoji, chiedete proprio di mettere un bookmark sul video, così sapete che è stato appunto girato realmente dalla persona in questione. E io facevo registrare il video dalla chat di Twitter e poi la registrazione proseguiva nell'applicazione di Ticketmaster, o la conferma delle mail che è arrivata. Nel caso in cui vi fanno vedere la conferma delle mail, chiedete sempre di cliccare anche sul link per vedere se realmente i biglietti poi si aprono sul sito di Ticketmaster o meno. Se invece vedete l'applicazione, lo vedete che è l'applicazione, insomma, dovete stare veramente tanto 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 attenti. Ovviamente chiedete sempre alla persona se potete pagare con PayPal, Good and Service, che è l'opzione quella più tutelata. Se vi dovesse succedere qualsiasi tipo di problema potete riavere i soldi indietro. Non lo fate mai con family and friends, quindi se vi chiedono PayPal FNF non lo fate, perché magari possono essere le persone più carine del mondo, ma in quel caso se mandate dei soldi non c'è modo di recuperarli. E poi ovviamente se vi sentite più sicuri, io ad esempio ho fatto così, avevo mandato metà dei soldi prima, poi mi ero fatta mandare un biglietto per vedere appunto se tutto era ok, e nel caso in cui fosse stato ok, fortuna mi è andato sempre bene, ripeto, non ho mai avuto problemi, poi mandavo l'altra parte e mi veniva mandato l'altro biglietto. Quindi sì, è una situazione un po' particolare, se potete evitatela. Ci sono poi delle pagine su Twitter che vi aiutano a capire chi sono gli scam e di chi magari potete fidarvi, quindi cercate, non lo so, di scrivere a loro, di farvi un po' spiegare. Però ecco, in linea generale questo è quello che mi sento di dirvi. Poi appunto una volta che i ticket vengono trasferiti vi viene richiesto nome, cognome e l'email con cui avete fatto l'account di Ticketmaster. In questo modo la persona può trasferirvi i biglietti, vi arriverà un'email dove vi viene richiesto: accordi il fatto che ti vengano inviati questi biglietti da questa persona? Voi accettate e vi vengono scaricati direttamente sul vostro account. Vi faccio vedere anche come appare l'account di Ticketmaster. Cliccate su My Tickets. Questi qua ad esempio erano quelli per
appunto Los Angeles, su Upcoming Events invece avete quelli che devono ancora arrivare, quindi appunto questi sono quelli di Las Vegas. Se aprite la pagina vi dà tutti i dettagli ovviamente dell'ordine e scaricare i vostri ticket. Io ad esempio li ho messi sull'Apple Wallet per intenderci. Vi faccio vedere che c'è scritto proprio anche Army Membership Presale e qui sotto avete l'opzione Transfer o Sell, quindi appunto per trasferirli ad una persona che magari li ha comprati da voi, oppure Sell per rimetterli sul sito. Purtroppo non li possiamo rimettere dall'Italia, ma anche in generale da qualsiasi altra parte del mondo che non sia America sul sito in vendita, a meno che non abbiate una carta di credito collegata all'account di una banca americana. È tutto un processo particolare, quindi potete farlo solo in quel caso, altrimenti vi conviene tramite vie private. Ovviamente sul biglietto c'è scritto l'ingresso, la vostra sezione, la fila e il numero di seduta. Questo ve lo fanno passare all'ingresso. Ingresso solitamente dopo il metal detector quando vi fanno i controlli. Questa volta vi riprenderò tutto il processo, da quando arrivo allo stadio, come funzionano i controlli, l'ingresso, come viene divisa la sezione, così magari vi può essere utile anche quello, quindi seguite i prossimi video perché sicuramente arriveranno un bel po' di cosine interessanti. Mi raccomando, seguitemi anche su TikTok che lì mi viene molto più semplice e mi verrà molto più semplice farvi vedere. Mancano ormai pochi giorni anche a questi concerti, quindi sono particolarmente emozionata, non vedo l'ora di farvi appunto vedere tutto quanto. Ovviamente una delle politiche dello stadio, come quello a Los Angeles, anche questo a Las Vegas, borsa trasparente. Le misure delle borse che sono ammesse le trovate sempre sul sito del relativo stadio, quindi lì ci scrivono tutto. Non è permesso portare liquidi all'interno, oggetti infiammabili, accendini, cose del genere. Ovviamente potete portare l'army bomb, assicuratevi di avere sempre le pile, perché l'army bomb va a pile, quindi avere anche una sorta di scorta extra. Ovviamente power bank, ma tanto vi farò vedere tutto quando sono lì e vi dico un po' quali sono i must have da avere nella borsetta del concerto, chiamiamola così. Comunque appunto in linea generale borsetta trasparente. E poi, cosa più importante, divertitevi. Divertitevi e godetevi queste cose che soprattutto ai giorni d'oggi, ed è una delle cose che mi ha fatto poi dire vado o non vado a questo Las Vegas, nonostante magari sia passato A poco tempo dall'ultima volta. B, comunque ritornare in America un'altra volta. La cosa che mi fa dire sempre ne vale la pena, a parte loro, è proprio l'esperienza in sé, è che è bello condividere ovviamente con le vostre amiche, i vostri amici. È difficile, lo so, andare da sole, però se siete delle persone molto espansive e che non si fanno problemi, in realtà trovate tantissime persone carinissime. Io mi sono appunto per ora solo interfacciata con fan internazionali, del tipo appunto americano, inglese. Non ho mai vissuto un evento qui in Italia. Vi posso dire che le fan americane sono veramente pazzesche, sono super carine. Anche quando camminate fuori dallo stadio vi fanno i complimenti, o se avete magari qualche accessorio carino, qualche pin che sono le spille sulla borsa, oppure avete qualcosa di particolare addosso, sicuramente vi fermeranno e vi faranno i complimenti o vi chiederanno dove l'hai presa. È un'esperienza a tutto tondo. In questo caso a Las Vegas, ad esempio, hanno proprio preso letteralmente tutta la città, quindi sarà bellissimo poi farvi vedere anche tutta quella parte lì. Sono fortunata perché ho trovato un'amica Army che è più pazza di me e quindi riusciamo a fare queste cose insieme, a trovare sempre qualche sotterfugio o qualcosa per poter andare. Finché sarà possibile, insomma, lo faremo quando proprio vedremo che non è cosa, ovviamente non è cosa. Quindi sono ovviamente felicissima di condividere tutto con lei un'altra volta. Ma ogni volta, ripeto, è diversa. Non abbiamo preso ovviamente tutte e quattro le date perché, ragazzi, l'altra volta era un po' più fattibile col fatto che erano bene o male quasi tutte molto vicine. Era 27, 28 di novembre e 1 e 2 di dicembre, quindi la pausa tra un concerto e l'altro era poca e riuscivi con una settimana che stavi lì a fare tutto. Stavolta saremmo dovute andare, stare almeno 2 settimane, di cui appunto i primi due concerti ci sono l'8 e il 9 e quelli dopo ci sono il 15 e il 16, quindi capite bene che il gap di giorni tra il 9 e il 15 è molto
più abbondante. C'è chi lo fa ovviamente, però per quanto mi riguarda non era il caso, perché se questi dovessero poi annunciare qualcosa, qualcos'altro, perché neanche questo in teoria era un concerto programmato, ma col fatto appunto che loro si troveranno lì per i Grammy hanno pensato why not, giustamente, quindi li ringrazio, apprezzo il pensiero, però anche fare qualcosa qui in Europa secondo me non sarebbe male. Non credo verranno in Italia, me l'avete chiesto, però mai dire mai. Quindi detto ciò, spero di aver risposto alla maggior parte delle vostre domande. Ho parlato veramente tantissimo, quindi non so quanto verrà lungo questo video. Se avete qualsiasi altra domanda a cui magari non ho risposto o che non avete capito bene, o mi scrivete su Instagram oppure lasciate un commento qua sotto. Io appunto vi aspetto prossimamente nei video. Da oggi in poi, che saprete la notizia, arriveranno appunto anche quelli di Las Vegas. Io sto registrando il video, che in realtà è il 29 di marzo. Quindi detto ciò, vi mando un bacio grande e ci vediamo molto presto.